Altra grande stagione di Cantù, avete vinto tutto. Sì, sì, certo, una bellissima stagione, come io posso, volevo più. Un grande palazzetto così in Desio, con il pubblico così, il tribune ero pieno, è fenomenale, certamente, perché il tribune creare questo gioco, creare questa atmosfera per il nostro giocatore, questo perché io voglio giocare qua in Milano per questa roba adesso, bellissimo. Quattro scudetti, sono iniziata a essere una vera dominazione. Niente male, sì sì, spero che sarebbe quattro in più, perché lo sport c'è sempre un'altra partita, ci sono sempre un altro avversario, perché abbiamo perso due volte contro Porto Torres, ma per fortuna siamo una forte squadra con una grande intelligenza, abbiamo recuperato e trovato un sistema per combattere loro, quindi tutto il credito ai nostri giocatori, ai nostri allenatori e tutto lo staff che creare l'opportunità per me vincere le medaglie. Cosa ti auguri per il futuro? Cosa vuoi per il futuro? Rimani qua a giocare senza i feriti per tanti più anni, perché io ho detto tanti volte prima, ho la dolce vita qua in Milano, quindi io voglio rimanere qua e giocare. Abbiamo fatto 4.000 persone in PNL, adesso 6.000 persone qua. Immaginare cosa faremo prossimo anno, e fra 5 anni, immaginare come sarebbe il basket in Carrazzina, un fenomeno veramente. L'anno scorso era andata male, quest'anno ti sei presa tutte le soddisfazioni che mancavano. Sì, sì, diciamo che l'anno scorso è andata come è andata, tutti sanno, quest'anno volevamo far bene, sia il gruppo che è arrivato qui nuovo, comunque l'obiettivo era questo, vincere lo scudetto, ci siamo riusciti adesso, nonostante l'anno scorso facciamo festa tutti quanti, quindi bene così. Non solo lo scudetto, una stagione fantastica, perché a parte la Champions finita solo con il secondo posto, è stato davvero un grande anno. Sì, sì, comunque giocare la finale di Champions è sempre è fantastico, no? Era la mia prima volta, è stata comunque un'esperienza molto positiva, ad Maiora, che miglioriamo sempre di più e vediamo, vediamo. Dimmi, cos'è l'emozione di giocare davanti a 4.000 persone? Ho avuto la fortuna di giocare sempre al Pianella, ospitata qua con 3.009 mi pare, è sempre fantastico, ma adesso giocare con la maglia della propria squadra, al primo canestro c'è stata una scarica d'adrenalina dalla testa ai piedi, proprio una spinta in più. Sì.